Ed eccoci all'alba, sono le 5 e mezza e questa è la vista che ho dalla terrazza. Peccato le nuvole, ma lì in fondo si vede l'oceano. Adesso farò colazione e poi zaino in spalla e si parte a piedi per la frontiera con l'Uruguay. Ah, il tempismo perfetto. Tempismo perfetto per arrivare al mare. Qui la via di accesso si è completamente allagata. Opa. Non c'è nessuno. Al pomeriggio sembra un parcheggio di un centro commerciale, ma alle 6 di mattina è tutto per noi. E come piace a me, si cammina verso il confine. Sono 2 chilometri con 25 chili sulle spalle, sono lunghetti, però siamo già a metà cammino e fra non molto altro paese, si entra in Uruguay. Mi sono fermato qui su questo ponte perché tiro una bella aria che almeno mi asciugo un attimino, giusto per non entrare in dogana tutto sudato. Di lì c'è l'oceano, di qui è Brasile e di qua Uruguay. Già si vedono le prime bandiere uruguagie. E godiamoci quest'ultimo momento di Brasile. Qua c'è pieno di pale eoliche, ma veramente tantissime. Si è visto ieri nel video che ho fatto arrivando dal pullman. Ah, che bella ariettina!
mio zainone, il mio zainetto con il mio thermos salvavita, veramente, veramente il più bel regalo che ho ricevuto negli ultimi tempi è questo thermos. Finalmente, guardate la bandiera, siamo arrivati in Uruguay, altro paese. Adesso facciamo la dogana. Ah, sono arrivato alla frontiera, ma qui non timbrano i passaporti e bisogna tornare indietro altri 2 km e poi 11 per andare al CUI. Bueno, ringrazio, gracias por todo. Bueno, ci vediamo di là, ragazzi. E ce l'abbiamo fatta, dovremmo essere vicini ormai alla dogana. Sono riuscito a trovare una coppia di ragazzi che mi hanno portato fino qua. E adesso, prima che cominci a piovere, cerchiamo di sbrigare la pratica. Dogana fatta, ho appena fatto, e adesso. Ai, che bella! Spettacolo! Dogana fatta, adesso aspetto un autobus, mi hanno pure dato i consigli di aspettarlo qua direttamente, l'orario che passa, che dovrebbe essere fra pochi minuti. E anche sulla strada si è fermato un signore con una camionetta con un cane, mi ha fatto saltare su di dietro e mi ha lasciato proprio qua fuori dalla dogana. Ha detto: peccato che devo andare non nella direzione dove andavo io, se no sarei rimasto su con lui. Veramente ottimo. E adesso aspettiamo il pulmino. Sono ufficialmente in Uruguay. No, sono decisamente un pazzo. Penso di aver preso la capanna più assurda che mi sia mai capitata nella mia vita. Sono in un paesino sperdutissimo sulla costa dell'Uruguay, un centinaio di chilometri a sud del confine col Brasile. Questo è il terminal dei pullman. Ho avuto indicazioni audio via WhatsApp dal proprietario che è un bagnino e quindi non è presente. E adesso vi mostro la capanna, ho dato le indicazioni come arrivarci. Appena esci dal terminal, in un angolo vedrai una casa con il tetto di paglia, ed è questa. Giri l'angolo, ci sarà la casa dei miei genitori, e seguendo un sentierino di pochi metri dietro la casa arrivi a questa capanna sull'albero. Mi fa: è aperta, non ti preoccupare, non la conosce nessuno, non chiudere niente quando esci, non ti preoccupare che non ti ruba niente nessuno. E adesso ve la mostro. No, 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 solo io riesco a fare quelle ingegnate qua. Questa è la casa dei genitori. E qui si entra nel boschetto. E questa è la mia capanna. Spettacolo. Questo è il piano di sotto con cucina. Questo
sul mio bagnetto, la mia doccia, addirittura la cuffia. Per i più raffinati c'è anche una doccia esterna e salendo questa ripida scala si va nel reparto notte, che vedremo dopo. Andato a prendere un po' di acqua, qualcosina da stuzzicare per questa sera, visto che non ho pranzato e probabilmente non pranzerò nemmeno domani. E adesso andiamo a vedere il mare. E dopo aver fatto il bagno al mattino in Brasile, adesso è di rigore fare il bagno al pomeriggio in Uruguay. Sì, l'acqua me l'aspettavo un pochino più bella, però avendo le onde così alte è normale che si alza, è molto mischiata con la sabbia. C'è un vento veramente forte. Nulla, adesso lascio il telefono e entro giusto per bagnarmi. Il vento mi asciugherà sicuramente subito e poi torno nella mia mansione. E questa è la mia stanza, il mio reparto notte. Faccio i miei zaini e un bel lettone con una zanzariera. Un ventilatore, mai, cosa puoi volere di più? Altro che 5 stelle, no, il massimo. E domani mattina sveglia presto, spero di riuscire a godere di una bella alba e poi via, si va alla capitale Montevideo. Ciao!